Quante sedute ci vorranno? 8 più o meno, dipende, magari 10. Ma sei matto? Claudio, Claudio! Mangia, fatti una camomilla calda e poi vai a letto, va bene? Sì, una camomilla calda con 50 gradi. Milly Bonanno ha scritto: il modello della donna, introdotto dai polizieschi di fine anni 90, è il caso di protagonismo femminile più interessante e trasgressivo, che esprime una duplice rottura delle convenzioni narrative. La donna in ruoli di comando in storie seriali d'azione, a loro volta tradizionalmente dominate da uomini. La stagione del protagonismo femminile nella fiction italiana si apre infatti all'interno del genere poliziesco, con Linda il Brigadiere del 1997. Dopodiché, tutte le donne protagoniste di successo appartengono a questo genere. Donna Detective del 2007, La Lieva del 2016, fino ad arrivare a Imma Tataranni, sostituto procuratore del 2019. Donne professionali, indipendenti e intelligenti, che portano a fondo ogni caso, spinte dal senso di giustizia. Donne però che ci appaiono lontane, costruite, sommerse in quella fitta rete di stereotipi di cui sono vittime tutte le figure femminili sugli schermi. Una di loro spicca però in quanto appare più reale, più equilibrata e emancipata, Imma Tataranni. Ma in che modo? Imma è una donna forte e decisa, che ama il suo lavoro. Infatti passa la maggior parte della sua giornata a pensare a come risolvere i casi, anche quando è in ferie. Questa abnegazione di Imma per il suo lavoro le porta a vari problemi, sia in famiglia, sia col suo capo. Perché non si occupa un po' di suo marito? La bella pasta al forno? Non gliela fa? Immagino la sappia fare. O magari una bella parmigiana di melanzane. Si fa col fior di latte, giusto? Commenti del genere li troviamo anche in La Lieva. Non sei soltanto cretina, tu sei una minus abens, c'è un ritardo cognitivo. Ma con che ha a che fare? Io ti cambiano ancora il pannolino a casa. E Donna Detective. La sua collaboratrice legge troppi libri di psicologia. Mm? Ma se Alice nella Lieva si demoralizza e Lisa in Donna Detective non risponde e incassa il colpo, Imma invece risponde a tono. Quando il maschio non sa dove beccare, poi diventa uccel di bosco. Lo sapeva? Mio marito becca dove deve beccare, stasera in vettura. Con i parenti delle vittime, Imma si mostra comprensiva ed empatica. Con i colleghi e i suoi amici, invece, risulta spesso ruvida, pungente e brusca. Al contrario, Lisa, la protagonista di Donna Detective, aderisce perfettamente allo stereotipo di donna gentile con tutti, sempre sorridente e accogliente. Di nessuno si fida, di nessuno. Quando si mette una cosa in capa, quella è pure ingopiabile. Più che altro è come vestita in quel modo. Gli indumenti di Imma risultano da subito fuori dal comune. Estrosa, quasi eccentrica, con uno stile che la contraddistingue, sicuramente in opposizione sia a Linda Fogliani che a Elisa Milani. Se la prima veste in modo estremamente canonico e che spinge all'erotizzazione della sua figura, la seconda invece porta indumenti molto casual e che tendono a mascolinizzarla. Il genere delle nostre protagoniste è spesso il movente di rapporti conflittuali con i propri superiori. Talvolta questi scontri sfociano in relazioni sessuali, come per Alice e Linda. Imma invece viene giudicata in base al suo operato e non ha paura di dire la sua opinione o di affrontare il capo con sicurezza e coraggio. Alla fine della prima stagione, infatti, Imma guadagna il rispetto del proprio superiore. Voglio dire una cosa, Tataranni. Lei è uno dei magistrati più intelligenti che abbia mai conosciuto. E da quando sono in procura ha risolto casi anche molto, molto complessi. Solo uno stupido si priverebbe di lei per il suo carattere insopportabile. Interessanti sono i dati riguardanti la motivazione di una rappresentazione stereotipata della figura femminile, presenti nel documento di monitoraggio della RAI del 2017. Nei programmi RAI, in cui le donne sono investite di stereotipi, il 17,7% di loro è rappresentato come vittima o soggetto debole, il 56,5% come seduttrice o oggetto sessuale e il 43,5% in veste di donna tradizionale ed angelo del focolare. Imma invece è rappresentata come una donna forte, mai ridotta ad oggetto sessuale,
felice della famiglia che ha, ma mai rappresentata come una donna che si occupa esclusivamente della casa, dei figli, bravissima a cucinare e con ottimi rapporti con tutti. Imma risulta quindi essere rappresentata in maniera più autentica, più simile ad una qualsiasi donna del mondo reale, con i suoi pregi. E c'è Calogiuri? No, niente. Pensavo che con voi il casellario giudiziario è inutile. E i suoi difetti. Oh, scusa, tu che hai fatto da stamattina? Me lo sai dire che hai fatto? Ma che ho fatto io, Imma? Niente, come al solito, che ho fatto? Ho solo girato come una trottola per te tutto il giorno e sono ancora in ufficio alle 8 di sera. Con i suoi momenti sì e i suoi momenti no. Con i suoi abiti femminili, dalle stravaganti fantasie, e i suoi immancabili tacchi, indossati in ogni occasione. Col suo carattere indomito e a tratti ruvido e scostante. Con la sua grande intelligenza. E con il suo amore e la sua preoccupazione per la sua famiglia. Questa è Imma. Una certa Santaranni, Barbagiani, non mi ricordo come si chiama. Santaranni. Ah, già.